Sarò molto sintetico. Il dato saliente, diciamo, della convenzione è contenuto all'articolo 4,1, in cui, a differenza della proroga che si sente? Non è acceso, non registrava. A differenza della proroga che era stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale l'anno scorso, che parlava di un anno, l'articolo 4,1 propone una proroga di 2 anni. Evidentemente la convenzione, la proposta di convenzione della Bozza è passata all'Assemblea del CIS, è stata votata, e così come è stata votata viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale appunto con una proroga di 2 anni. Grazie. Interventi? Prego. Lo scadere dell'ultimo minuto a salvare il CIS. Dobbiamo dire, Sindaco, che mentre lei si occupava delle diete natalizie o delle diete vegane o delle diete vegetariane, noi eravamo seriamente preoccupati per le sorti dei nostri concittadini più bisognosi della presenza delle istituzioni. Qualcuno qui si preoccupa del patrimonio dei ricchi, qualcuno si preoccupa delle diete dei ricchi e anche qualcuno si preoccupa un po' dei problemi familiari di vicinanza al posto del lavoro, dimenticando che il compito di un buon amministratore è dare risposte a tutti, ma soprattutto a chi ha bisogno dell'aiuto materiale dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo cercato di attirare la sua attenzione, Sindaco, in ogni modo, presentando ordini del giorno, richiedendo la convocazione urgente di consigli comunali su questo tema del CIS, soprattutto per rendere edotto un consiglio comunale e le forze politiche che ne fanno parte, di un tema che ha visto tutti silenti. Nessuno ha avuto un parere o un indirizzo da darle. Tutti silenziosi e ubbidienti. Non possiamo quindi non farle notare la mancanza di sensibilità verso queste problematiche. Abbiamo assistito ad un comportamento da parte sua inusuale per il ruolo che ricopre. Ha sconcertato tutti. Ha legato il suo dovere di presidente dell'Assemblea dei Sindaci di convocare l'Assemblea ad un problema comunale relativo al comune di Domodossola. Lei è venuto meno a quelli che erano i suoi compiti di presidente dell'assemblea di tutti i comuni, anteponendo un problema suo, io dico pubblicamente propagandistico, quello dei profughi, che non riguarda nemmeno la mission del CIS, ad un compito istituzionale a cui era tenuto, convocare l'assemblea per prorogare oppure sciogliere il CIS. Credo che lei debba al più presto abbandonare la carica che ricopre all'interno del CIS, perché in questa occasione non ha neanche saputo rappresentare tutti quei sindaci che l'hanno eletta. Lei, Sindaco, ha agito in modo insolito per l'istituzione che rappresenta. Ha, diciamo, subordinato la convocazione dell'Assemblea del CIS, di cui lei è presidente, al mantenimento di un suo impegno elettorale legato alla questione dei profughi. Lei sa benissimo che la gestione dei profughi non è una funzione in capo al CIS. Questo compito potrà essere in futuro revocato in qualsiasi momento i sindaci lo riterranno opportuno. Lei ha agito con, dico ricatto perché non so usare un altro termine, quindi non voglio essere offensiva. Se c'è un termine che può essere sostituito, usatelo. Lei ha agito con un ricatto, si può dire, altrimenti, correggetemi, ha cercato di, anche qua, pagare un suo impegno elettorale, pagare in senso lato, in senso politico, non voglio essere offensiva, a scapito di chi ha bisogno. Lei è convinto di esserci riuscito, l'ha sbandierato su tutti i media e noi glielo lasciamo credere. I suoi conti però erano altri. Ma bene ha fatto il presidente Pavesi a farglielo credere. Ammetterà che questa cosa gli ha dato una grossa mano, gli ha permesso di uscire da quel cul di sacco in cui si era cacciato.
Spostare 12 migranti da Domodossola invece di 45 da lei richiesti e schierati, forse per lei oggi potrà sembrare una vittoria. Una vittoria o una partita che a noi non interessa. Primo, perché stiamo parlando di esseri umani. L'intervento degli assistenti sociali in genere. Credo che la proroga sia necessaria. L'aspetto dei migranti, in realtà, io l'ho sempre sostenuto, secondo me è un problema comunale fino a un certo punto, nel senso che forse non ci sono grossissime responsabilità dei comuni in genere, c'è forse una responsabilità di livello un po' più elevato sul fatto che queste persone vengano qua, che di fatto tutte le persone non vengono trasferiti sostanzialmente dei nuclei familiari, vengono trasferiti dei ragazzi sostanzialmente giovani, belli in forza, che con la guerra forse non so quanto abbiano a che fare. Però ribadisco, secondo me non è un problema di gestione comunale, se non nei limiti, perché quando c'è un atto realmente superiore il comune si deve adeguare. Quindi non ritengo di entrare in merito a questa questione. Vorrei entrare nel merito del CIS, nel senso che sicuramente va prorogato, visto che si vuole che Domodossola diventi davvero il fulcro di tutto. Bisogna secondo me ragionare sui dati che si potrebbero giustificare la permanenza nel CIS di Domodossola se si può migliorare il CIS Ossola, perché comunque se noi andiamo a vedere i dati del CIS ha un costo pro capite di circa 109 euro rispetto agli 88-89 del Verbano e di circa 70 del Cusi. Si può dire che il territorio dell'Ossola è più vasto, in realtà il territorio di Verbania non mi sembra così molto più vasto e non mi sembra che possano giustificare un incremento di costi così significativo. Poi anche dal punto di vista organizzativo, il CIS Ossola ha 13 amministrativi, ha 6 posizioni organizzative e più il direttore. A Verbania ci sono 3 amministrativi, 2 posizioni organizzative e direttore. Quindi ci sono lavora sempre in anticipazione di cassa costante e quindi volevo capire sostanzialmente se la permanenza all'interno del CIS può consentire a questa amministrazione di liberare il CIS, cioè in questi 2 anni di valutare e di ricordare di uscire e anche i servizi sociali e assistenziali ai cittadini, non so, perché comunque forse adesso non sono adeguatissimi.